Cari amici, benvenuti nel primo tutorial blocco per blocco, oggetto per oggetto. Vorrei prima farvi una piccola introduzione su un aspetto che potrebbe tornarci utile quando faremo i prossimi tutorial, di cui il primo che arriverà tra poco riguarda la stone, la pietra levigata. Quando avremo a che fare con certe cose, sarà bene capire come sfruttare l'enchantment table. Questo tavolo per incantare gli oggetti, per esempio spade, picconi o pale, serve appunto per dare un qualche sorta di potenziamento particolare agli oggetti. Inserendo in questo spazio, per esempio, un piccone di pietra, ci daranno alcune cose che potremmo fare per potenziarlo usando i nostri punti esperienza. In questo momento ne ho 15. I punti esperienza si guadagnano uccidendo i nemici, i mostri, i mob, quelli che troviamo, e dalla 1.3 anche scavando minerali, per esempio. Quindi se scaverete per esempio del carbone, oltre a darvi il carbone vi darà anche un po' di esperienza. Purtroppo però, come potete vedere, non capiamo che cosa possa servire, quindi noi dovremmo andare assolutamente a caso. Ogni volta che lo inseriamo cambia, prima era 4-4-2, adesso è 3-3-2. E ogni volta cambierà. Come ovviare dunque il problema che non possiamo capire cosa facciamo potenziando un determinato oggetto? Si può fare in un modo molto semplice, modificando una piccola cosa nella cartella di Minecraft. Per quanto secondo me potrebbero direttamente mettere che si capisce, perché o almeno dare qualche indizio un pochino più chiaro. Questo è un linguaggio che effettivamente esiste, però è veramente inutile mettere una specie di linguaggio strano senza far capire cosa serve un potenziamento. Quindi secondo me non so se lo cambieranno, se nella 1.3 sarà diverso, però per ora è così e spero che qualcuno decida di modificarlo, perché lo trovo scomodo. Per ovviare questo problema basterà andare nella cartella di Minecraft. Una volta andati nella cartella di Minecraft, ovvero quella raggiungibile facilmente da start% updata%, che darà appunto questa cartella, andrete sulla cartella .minecraft, aprite bin, e qui dentro troverete minecraft.jar, o comunque un file che si chiama Minecraft. A questo punto lo aprite con un programma di diciamo di archivio. Può essere, io uso 7zip, con cui mi ci trovo molto bene, è gratuito. Poi esiste WinZip, WinRAR, altri. A quel punto aprite il file e vi si aprirà questa serie enorme di file, cartelle, eccetera, che è la cartella importante quando si vuole moddare qualcosa. A questo punto che cosa potete fare? Andate nella cartella font, cliccate due volte, troverete due file chiamate alternate.png e default. Li selezionate entrambe, vabbè, l'ho letto in inglese italianizzato ma per fare più comodo. Li mettete nella cartella di Minecraft. Quando fate questo è importante che Minecraft sia chiuso, perché se non è chiuso non potete modificare il file jar, o comunque potrebbe dare problemi o non funzionare. Quindi ricordate di averlo chiuso. A questo punto fate così: il file alternate lo modificate come nome, e semplicemente io lo scrivo sempre originale perché mi viene più comodo capire esattamente qual era un file originale. C'è chi mette old, c'è chi lo chiama esattamente in qualunque altro modo e non importa. Invece chiamate a sto punto il file alternate, cioè il file default, lo chiamate alternate. Quindi a questo punto avete sia il file default che il file alternate, in realtà sono la stessa cosa. Il concetto che vogliamo fare è questo: dire a Minecraft che quando deve cercare le scritte, il testo alternato, quello tutto strano, lui invece trova lo stesso identico file delle scritte normali. In questo modo noi potremo vedere normalmente anche ciò che Minecraft vorrebbe vedere in modo diverso. A questo punto ritornate
sulla finestra dove avete aperto il file minecraft.jar, prendete il nuovo alternate, ok, l'ho distrutto, prendete il nuovo alternate e lo trascinate qui dentro. Dite di sì. A questo punto, per esempio, il 7-zip è comodo perché vi farà capire esattamente cosa è stato modificato grazie a queste due nuove informazioni create ultimo accesso. Quindi vi potrà dire con certezza che è così. Facilmente capibile anche dalla dimensione. Prima era grosso, era molto più piccolo, adesso è grande esattamente come il file di default. Fatto questo, torniamo su Minecraft. E così, come vi ricordo, abbiamo chiuso Minecraft prima di aprire il file jar con 7-zip nel mio caso. Ricordatevi che prima di riaprire Minecraft dovete richiudere la finestra aperta del file minecraft.jar, perché se uno dei due è aperto mentre usate l'altro, ci saranno molto probabilmente dei problemi. Quindi mi raccomando, o è aperto uno o è aperto l'altro. Ok? Ora vediamo cosa succede ad cliccare sul il tavolo di incantesimo. Vediamo. Ecco qui. Le scritte assurde sono comparse. Adesso potrete esattamente vedere che cosa serve ogni tipo di potenziamento. Quindi, se prima non si capiva assolutamente nulla, ora saprete che cosa fa. Certo, non sono molto chiare esattamente certe cose. Galvanize, Fresh Beast, Shrink Limited Demon Creature, Hot Short and Shrink. Sembrano degli scioglilingua più che altro, soprattutto l'ultimo, Short and Shrink. Comunque, Klaatu Sale Shrink, Zizi Towa Demon Cube. Vabbè, Klaatu Aiaio. Va bene, facendo finta che so anche queste cose, è chiaro che non capirete immediatamente che cosa servono tutte queste cose. Magari potrebbe essere utile un tutorial per poter spiegare anche queste, magari se vi interessa un giorno potete fare anche questo. Per ora non le so neanch'io, quindi devo imparare. Resta il fatto questo. Queste cose non sono chiare per niente. Voi comunque potete scegliere una. Questo qua mi piace. A quel punto è potenziato e gli avete dato potenza Efficiency 1, che aggiunge appunto delle cose particolari. Una volta potenziato un oggetto, non sarà potenziabile più volte. Quindi ognuno avrà un tipo di potenziamento. Come avete visto, prima ero a livello 15, ora sono a livello 11 perché ho potenziato appunto il piccone usando una cosa che mi dava come richiesta livelli esperienza 4. Direi che per questo tutorial è tutto. Spero sia stato abbastanza chiaro. Poi capirete perché mi interessava farvi capire questo modo di incantare gli oggetti, perché ci sarà alcuni potenziamenti che saranno utili per capire alcuni tutorial sui blocchi. Con questo è tutto. Guardate com'è carino una volta che è luccicante, e tanti saluti al primo tutorial che arriverà a breve. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, alla prossima.